Sapevamo tutto l'uno dell'altro, mi dici che cazzo è successo? La Terra abbastanza è un film che parla di un'amicizia in un territorio che preannuncia la sconfitta. Mamma mia, non la faccio più a una scuola, te lo giuro. E dai, va, dobbiamo starti 2 anni così se mettiamo a lavorare, noi abbiamo un lavoretto carino. Che bar, ma andiamo a far bar. Ma con chi? Che rumeni e rumeni? Che cazzo è? Eh? È la storia dell'amicizia di questi due ragazzi, Mirko e Manolo, che una sera investono un uomo, tentando di farla franca vanno a casa del padre di uno di loro, fatalmente scopre che l'uomo che avevano investito è invece un pentito di un clan e quindi si ritrovano improvvisamente con un senso di colpa estremo, ma anche la possibilità di far fruttare questo incidente semplicemente dicendo io ho scelto di uccidere invece che io ho ucciso per sbaglio. Trovate il modo per farti entrare. Te mi hai sparato? Sì, sì. Sì? No. Si è bacio da solo, eh. Torniamo. Quindi questo dualismo interiore è la leva del film ed è tutto quello che ne segue poi è semplicemente una tragica conseguenza. No! Sul set hai la possibilità di vedere i sogni lentamente prendere forma, no? Ed è magico, noi abbiamo questa fortuna di essere due e quindi avere 4 gambe e quindi di far fruttare quello che è essenzialmente un lavoro incredibilmente fisico. E ci ha aiutato il fatto di avere una comunione di gusto pressoché totale in tutto, quindi spesso ci basta un'occhiata e quindi anche le parole non servivano. E nello specifico lavorare con gli attori o col direttore della fotografia spesso erano le ultime cose che facevamo o le prime. Io partivo male con gli attori e lui con il direttore della fotografia e viceversa, facciamo il giro, no? Quindi c'era la possibilità di velocizzare i tempi, di ottimizzarli, di renderli umani, perché spesso sul set hai questa problematica che dovendo gestire praticamente tutto, alla fine finisci per accontentarti un po' di tutto. Mentre essendo in due abbiamo la possibilità davvero di far fruttare il tempo. Noi abbiamo girato 29 giorni, ma è come se avessimo girato veramente il doppio, essendo due. Se pensi mai quasi la te. A volte. Strano, eh? A 0 a 1000 così, buh.